Mi fa piacere vedervi collegate, ma mi dispiace di non avervi qui in sala giunta come abbiamo sempre fatto in tempi normali. In realtà questo 8 marzo è un 8 marzo molto particolare per tante donne. Io personalmente lo dedico a tutte quelle donne che stanno resistendo nelle loro case, con i figli in DAD, con i lavori da mantenere, con tutta una serie di responsabilità che hanno sulle loro spalle. Quindi lo dedico davvero a tutte le donne che resistono e che quindi questo 8 marzo sapranno fare comunque e sapranno creare un'opportunità. Oggi ci incontriamo per premiare le donne che nella nostra comunità ci rendono particolarmente orgogliose del loro ruolo, della loro professionalità e delle loro scelte di vita. Io penso che ogni limite possa aprire delle opportunità e sono anche convinta che si debba essere sempre pronte a cogliere proprio queste opportunità. La pandemia, la crisi economica e la rivoluzione digitale hanno cambiato e stanno cambiando radicalmente le nostre vite e la nostra società, producendo un senso di precarietà, ma contemporaneamente dovrebbero anche lasciarsi delle consapevolezze, che devono poi sedimentare in una tensione all'immaginazione del domani. Possiamo dire che nel mondo globalizzato bisogna essere pronti ad affrontare il cambiamento e sappiamo che la rotta dovrà essere un'idea di futuro proprio governata dalle donne che devono ancora di più acquisire un ruolo importante nella nostra società. Oggi è l'8 marzo e vorrei sottolineare ancora una volta come le donne, capaci ad aggregare energie, ad adeguarsi ai cambiamenti, oltre a svolgere faticosamente quell'infinito lavoro di una cura del quotidiano, sono proprio le donne la sicurezza nell'incertezza. Ed il loro lavoro, le loro capacità di resistenza e di immaginazione possono davvero dare uno slancio ad immaginare il futuro e il nostro domani. Per questo abbiamo voluto comunque continuare a riconoscere lo spirito di impresa delle donne in una giornata simbolica, riconoscere il talento e la tenacia, la professionalità e la competenza. Buon 8 marzo a tutte voi. Allora, la prima a premiare dovrebbe essere Paola Batani, che però non c'è. E del Grand Hotel di Rimini, vedo collegata la presidente Patrizia Rinaldis, che ringrazio per l'associazione Albergatori. E passo a Serena Gorini, Immaginazione Eventi, Confartigianato. Non so se le rappresentanti di Confartigianato vogliono aggiungere qualche parola o leggere la motivazione, come preferite voi, altrimenti la leggo io. Scegliete la modalità che preferite. Beh, possiamo leggerla noi o se lo vuoi. Ok. Va bene, allora lascio il premio e premiamo Serena Gorini. Sì, allora, Serena Gorini, Immaginazione nasce nel 1986 come azienda che si occupa di allestimento grafico per eventi e fiere. Nei primi anni 90 subentrano gli attuali soci, tra cui Serena, che inizia a sviluppare anche il settore congressuale. I nuovi soci negli anni implementano anche l'aspetto tecnologico del lavoro grafico, utilizzando macchinari per la stampa all'avanguardia, ecocompatibili, anticipando i tempi sulle tendenze del mercato e della green economy. Serena ha portato all'azienda il suo contributo introducendo il graphic design e per il settore aziendale. Con l'evento dell'emergenza sanitaria e del blocco degli eventi in generale, i soci hanno cercato nuovi settori di attività, convertendo la produzione verso l'emergenza Covid. Nella gamma dei prodotti offerti sono state inserite, per esempio, pareti in plexiglass, colonnine gel o grafiche per la sicurezza aziendale e per la segnaletica di sicurezza. Sempre durante l'emergenza, Serena è stata determinante nel rilancio del settore corporate,
per supportare le imprese nelle loro azioni di marketing, rilanciando i loro prodotti e servizi e aiutandole a trovare nuovi clienti. Grazie, grazie mille per le motivazioni e magari lasciamo un minuto perché abbiamo i tempi stretti se parliamo tutti, però mi faceva piacere sentire almeno la voce di Serena Gorini. Grazie, grazie a tutti per questo premio che non mi aspettavo proprio, però mi fa molto piacere ovviamente e lo dedico ai miei soci Ugo, Davide e Fabio perché sono le rocce e le colonne portanti della nostra azienda. Io ringrazio tutti e buona giornata e buona premiazione a tutte le altre, complimenti. Grazie e complimenti di nuovo. Ora premiamo Alessia Valducci. Buongiorno. Buongiorno Alessia. Allora, ce l'ho fatta. Alessia, grazie anche per tutto il supporto che ci hai dato almeno un anno fa nel momento in cui non si trovavano i dispositivi di protezione individuale. Questo è un ringraziamento personale, ma colgo l'occasione in questa giornata. Lascio grazie. La parola per la lettura della motivazione. Chiedo di riassumere perché è una motivazione lunghissima, poi Alessia la vedrà. Prego, sì. Alla rappresentante. Allora, vado io con la lettura, cerco sì di essere stringata. Allora, Alessia è madre di due figli, è imprenditrice coraggiosa, allo spiccato senso di intraprendenza e dall'eccezionale senso umano. Da quando ha preso in mano le redini delle tre aziende di famiglia, Valfarma San Marino, Valfarma International e Delta Vita, le prime due leader mondiali nella produzione di farmaci a rilascio programmato per le più importanti case farmaceutiche e la terza leader in Italia per la produzione di integratori alimentari e cosmetici a base vegetale, ha concretizzato un sogno, quello di creare un unico gruppo, Valfarma Group, una realtà sinergica e dinamica che tra pochi giorni, il 13 marzo, compirà il primo anno di esistenza. La mission del gruppo è la cura e il benessere di milioni di persone in tutto il mondo, esportando i propri prodotti in 5 continenti e oltre 70 paesi. La Pharma Group ha dimostrato sin da subito grinta e altruismo e avviando come primo progetto sinergico dei tre impianti la produzione di gel igienizzante e mascherine chirurgiche donate immediatamente a sanitari e operatori in prima linea durante l'emergenza Covid, appunto come si diceva prima. Oggi le tre aziende producono insieme nutraceutici d'alta fascia e persino mangimi complementari in ambito veterinario. A caratterizzare Alessia Valducci sono anche le passioni e il forte legame con il territorio. Cultura, sociale, formazione e sport sono al centro dell'attenzione della famiglia Valducci che ogni anno sostiene attivamente rassegne artistiche, musicali o espositive, l'impegno sociale in club service, la partecipazione a favore di associazioni di volontariato e comunità presenti sul territorio. Il sostegno di concorsi scolastici, progetti universitari, summer school, segni di ricerca, eventi e società sportive dalla pallacanestro al baseball. Proprio grazie alla passione della famiglia Valducci per il baseball, la città di Rimini non solo ha potuto salvare la tradizione settantennale che la lega a questo sport, ma ha persino riconquistato la Serie A2. Nelle aziende Valducci la persona è al centro e proprio per questo motivo sono numerose le attività di welfare aziendale. Tra queste il sostegno annuale all'asilo nido di Penaviglia affinché rimanga aperto per l'intera comunità e per le famiglie che lavorano in azienda, il servizio di stireria per i dipendenti di Farma, il servizio di sbrigo pratico e formazione professionale, l'attivazione di smart working, uffici e lavoro flessibile nei reparti produttivi per agevolare i papà e le madri con figli a casa in questo momento difficile. La promozione di sani stili di vita incentivando l'iscrizione dei collaboratori e iniziative sportive, l'adesione alla campagna ministeriale di tutela dell'ambiente, trasporti e altro. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono Alessia Valducci una donna capace di ispirare e coinvolgere uomini e donne in progetti che quotidianamente costruiscono un futuro migliore. Complimenti Alessia e grazie davvero per tutto quello che fate. No, grazie. Grazie a tutti voi, grazie per questo premio che condivido con tutte le persone che lavorano con me, in particolare le donne, e avanti tutta, dobbiamo cercare di migliorare al meglio questo mondo, che è abbastanza strano, infatti io sono anche in quarantena in questo momento, e speriamo di uscirne presto attraverso
quello che riusciamo a fare, tutto il bene che riusciamo a fare. Grazie. Grazie ancora. E adesso premiamo Eleonora Marino, CNA, Impresa Donna. Lascio alla rappresentanza di CNA il tempo per la motivazione. Prego. Ciao a tutte, mi sono appena collegata perché ho avuto difficoltà, per cui proprio a volta. E noi abbiamo indicato Eleonora Marino, che è nata a Roma il 13 ottobre dell'88, risiede a Rimini ed è la legale rappresentante della Connettica SRL con sede a Rimini. È una realtà molto importante ed è un'attività di scuola materna, asilo nido. Adesso vi leggo la motivazione per cui abbiamo pensato a questa bella realtà del territorio. Maria Rosa è il nome del nido per l'infanzia, la società, insomma la Connettica. In spagnolo significa farfalla. Simboleggia il concetto di libertà di volare e scegliere il proprio percorso senza dover sottostare a limiti imposti dall'esterno. Il payoff pedagogico è quello di dare tempo ai nostri bambini, avere tempo per maturare dentro il nido, proprio come matura e cresce il bruco nel suo bacco. Solo se trascorre il tempo necessario, il bruco diventerà una bella farfalla. Quando si è piccoli non si è in grado subito di dimostrare le proprie potenzialità e quindi di poter volare, ma dopo aver appreso, imparato, pazientato e vissuto, il bambino potrà spiccare il volo ed essere protagonista del suo cammino e della sua vita. Mariposa è un progetto che ha radici lontane e dopo anni di esperienza diretta in strutture comunali e private del territorio, quella che fino ad allora era solo un'idea, nel 2019 diventa un progetto concreto e dall'unione di competenze differenti, pedagogiche ed educative, di Leonora Marino ed Elisa Ghinelli e gestionali e commerciali di Veronica Marino, nasce nel centro di Rimini il Nido Mariposa. A distanza di meno di un anno dall'inaugurazione, la struttura lavora a pieno regime. Fare impresa oggi è una scelta coraggiosa e sfidante, ma quello dell'educatrice è un mestiere fatto d'amore, dedizione, passione e aggiornamento costante, che si ripaga prevalentemente con la fiducia che le famiglie ripongono quotidianamente nella struttura, decidendo di condividere con loro il percorso più importante, l'educazione e la cura dei propri bimbi. Complimenti a Eleonora Marino, gli lasciamo il tempo di dire due parole, grazie per tutto quello che fate. Grazie mille, grazie per questo premio, grazie CNA insomma di averci, parlo al plurale perché dietro di me ci sono tante altre ragazze che lavorano all'unisono insomma per svolgere al meglio il nostro lavoro e quindi io ringrazio voi per questo premio e in questa giornata particolare spero che, come ha detto Alessia Valducci prima, che insomma a breve potremo uscire e tornare alla normalità e poter vivere la comunità come lo facevamo in passato, perché è davvero una cosa che comincia a mancare, soprattutto anche insomma riferimento al mio tipo di servizio, insomma, dove è fondamentale diciamo la collaborazione tra servizio e famiglie, quindi in questo momento siamo tutti molto lontani, le famiglie non possono accedere, quindi è davvero difficile poter svolgere questo lavoro. Noi ce la stiamo mettendo tutta e speriamo presto di poterlo tornare a fare, perché insomma al momento siamo in stand by. Io vi ringrazio ancora. Grazie Eleonora e grazie davvero perché rappresentate quella tenacia e quella davvero, come c'è scritto sul vostro premio, la resilienza, e penso che soltanto grazie al saper coinvolgere le forze, la creatività e la tenacia delle donne si possa uscire da questo momento così difficile per tutti noi. Ora premiamo una rappresentante di Confagricoltura di Forlì, Cesena e Rimini, Anna Maria Assirelli. Prego la rappresentanza di Confagricoltura di leggere le motivazioni, grazie. Allora, presentiamo la signora Assirelli Anna Maria, legale rappresentante dell'azienda agricola, società agricola
Fratelli Ricci di Assirelli, Anna Maria e Cissas, che ha sede legale a Rimini, la signora è storica riminese, classe 1940. La signora Anna Maria, moglie del notaio Alberto Ricci, conduce diverse attività con spirito combattivo e audace, tra le quali una splendida azienda agricola di circa 400 ettari tra Rimini, Sant'Arcangelo, Casteldeci e Verghereto, insieme ai figli. Quale passione verso il territorio e narrativa ed espressione di sapori con prodotti delle proprie terre, allevamento, boschi e il loro fascino ambientale, cereali, ortaggi, vigneti, oliveti, che vengono riproposti anche sui tavoli delle attività ricettive di famiglia. Sempre pronta e attenta per dare il meglio come imprenditrice, continuando a portare con sé il sogno del marito che si definiva peritagrario prima di essere storico notaio di Rimini, quale il notaio Ricci Alberto, la signora Anna Maria è sicuramente un modello di forza senza resa, che esprime passione per l'impresa, guardando con tenacia e grinta il futuro. Bene, lascio la parola a Anna Maria Assirelli, prego. Sono qui. Complimenti. Buongiorno a tutti, sono emozionata ed onorata. Ringrazio Roberto perché è stato troppo buono nei miei confronti ad evidenziare i miei pregi, ho tanti anche tanti difetti. Questo premio lo dedico, come ha già detto Roberto, a mio marito, il mio maestro, che mi ha proprio ha fatto amare l'agricoltura e tutte le altre cose, imprese che conduco. Veramente sono emozionatissima perché alla mia bella età avere un premio del genere mi fa tanto tanto piacere e tanto onore. Ringrazio il Comune di Rimini, ringrazio Confagricoltura, tutti i dipendenti di Confagricoltura che sono sempre disponibili e ben preparati nell'aiutare noi nella gestione della nostra impresa. Ringrazio tutti i miei dipendenti, sono una donna fortunata, ho delle persone che amano il loro lavoro e senza di loro non potevo forse raggiungere questo traguardo così importante per la mia vita. Ringrazio i miei figli perché anche nell'impresa ci sono anche i miei figli, adesso cominciano anche ad entrare i miei nipoti. Sono felicissima, ho la voce un po' tremante perché sono veramente emozionata, sono abituata a fare e non tanto a parlare, ad agire. Sono una romagnola forte, e determinata, pretendo professionalità, però dono alle miei dipendenti tanta stima, tanta fiducia e tanta serenità in loro. Anche in questo periodo difficile li sostengo e cerco di stare vicino a loro e li ringrazio. Grazie a tutti veramente, grazie. Grazie Anna Maria, perché lei rappresenta davvero quella Romagna e quell'essere donna. Io sono una vera romagnola, ho 80 anni e ancora sono qui in campo, che sono con questi, vedo tutte queste belle ragazze perché sono giovanissime le mie colleghe di oggi. Veramente faccio gli auguri anche a loro di continuare e di arrivare agli 80 anni come ci sono arrivata io. Mi fa particolarmente piacere averla ascoltata, davvero ha reso questo momento ancora più importante perché ci dà l'idea e ci dà l'esempio con i suoi 80 anni di dove possiamo andare quando abbiamo tenacia e quando crediamo nei nostri sogni e nel nostro lavoro, nel fare, in quella quotidianità del fare in cui le donne secondo me hanno una marcia in più. Quindi lei è davvero un esempio per tutti noi che siamo un po' più giovani, ma davvero ci metteremmo mille firme ad arrivare alla sua età con la sua forza e con l'emozione che davvero ci ha regalato con queste sue parole. Quindi davvero un ulteriore grazie per questo momento e per le sue parole. Grazie. Grazie a voi veramente, con tutto il cuore vi auguro di non mollate mai, sempre avanti, e nei momenti difficili bisogna investire, fare, così quando l'Italia si rimetterà in sesto noi siamo già avanti, pronti. Evviva. Grazie. Ciao. Grazie.
ho qui vicino mia figlia, che ringrazio veramente. Grazie, grazie. Grazie di tutto, grazie. Siete veramente carini, molto bene. Bene, premiamo la rappresentante di Confcooperative Romagna, Marta Quarantini, e lascio la parola alla rappresentante di Confcooperative. Prego. A tutte, e oggi presento una realtà cooperativa per noi molto molto importante e cara. Si tratta della direttrice della cooperativa CEMI, e la persona che presento è Marta Quarantini. La cooperativa è una cooperativa molto particolare perché ha lo scopo di diffondere la cultura musicale, e in particolare diciamo è rivolta al mondo dei bambini e dei ragazzi, coinvolgendo anche la famiglia dei ragazzi. L'attività musicale costituisce sicuramente il gomitolo da cui si srotolano una serie di iniziative legate a tante altre attività, come l'attività teatrale, al canto, al movimento, alla danza, e sviluppate sia nella loro forma individuale che in un concetto di arte senza confini. E la cooperativa svolge un'attività, come dicevo, prevalentemente in campo musicale, e è una scuola di musica e ha vissuto e affrontato in quest'ultimo periodo, diciamo, tante difficoltà, in particolare il lockdown, in cui la cooperativa ha sospeso i servizi completamente e ha dovuto riprogettarli ripensando tutta la didattica scolastica musicale, trasformandosi in diciamo didattica di fatto scuola di didattica a distanza, e dimostrando quindi grandi doti di riadattamento e resilienza. E in più la prosecuzione della situazione di incertezza, voi sapete benissimo, diciamo che la cooperativa in particolare, insomma le imprese che si occupano di cultura sono state di fatto bloccate nella loro attività, e la situazione di incertezza quindi è rimasta perdurante fino ad oggi, ha messo la cooperativa comunque nella condizione di dover garantire alle famiglie un'estrema flessibilità. La famiglia nella didattica musicale che utilizza quella del metodo Suzuki è riuscita comunque in ogni caso a mantenere saldi i rapporti appunto con i ragazzi, con le famiglie, e Marta, che oggi insomma sono qui a presentare, ne è appunto la direttrice ed è una persona straordinaria, con una forza, una passione, una professionalità che ha sempre qualificato la vita, diciamo, della cooperativa CEMI. Ha sempre partecipato anche alla vita nostra associativa, dell'associazione di categoria, e in particolare la cosa che tengo a, insomma, a presentare di Marta è questa sua capacità anche di rivedere il rapporto con le famiglie. Voi sapete che molte famiglie si sono trovate in difficoltà, e la sua attenzione particolare è stata quella comunque di non far perdere mai alle famiglie nessun tipo di opportunità, anche rivedendo i progetti e anche diciamo venendo incontro economicamente alle famiglie che questi momenti difficili non, diciamo, non riuscivano più a far fronte a quelle che erano le rette, le quote di partecipazione alla, diciamo, alla scuola musicale, e quindi con un lavoro quasi certosino ha di fatto insomma con estrema flessibilità permesso a tutti i bambini che gravitano intorno alla cooperativa di poter continuare a proseguire l'attività musicale con ovviamente un estremo beneficio per se stessi e per la propria socialità. Grazie Katia, lasciamo la parola a Marta Quarantini, complimenti. Buongiorno, io ringrazio con un po' di amaro in bocca. Ovviamente accetto e accettiamo, perché siamo una cooperativa di donne, questa menzione, però l'accettiamo non per il lavoro fatto prima del 2000, di quest'anno. Quest'anno non possiamo, scusatemi, considerarci imprenditrici nella cultura e nella scuola, che sono i settori fra i più colpiti e colpevolizzati. Questa possibilità oggi, proprio l'8 marzo, ci è stata nuovamente tolta.
E in questo anno difficile, dove non ci siamo mai arrese, dove abbiamo rivoluzionato il nostro modo di lavorare, di comunicare, la nostra passione per l'insegnamento e l'educazione, perché noi questo facciamo, è stata una sfida abnorme, ma sapevamo che questa fatica avrebbe avuto una fine. Invece oggi siamo nella stessa identica situazione dello scorso anno, però con una differenza, che abbiamo un anno di stanchezza e di restrizioni alle spalle. Guardate, noi ci eravamo illusi di esserci riusciti e oggi tutto viene cancellato per ricominciare non si sa quando e soprattutto non si sa per quanto tempo, perché questo penso che non sia discutibile, il chiudere tutto non serve. Oggi sappiamo, ci ritroviamo nella stessa situazione di un anno fa. Nel marzo del 2019 ci veniva chiesto di cambiare il nostro modo di lavorare, ci veniva chiesto di cambiare il nostro modo di essere donne, di essere madri, di essere insegnante, perché ci veniva detto non sarebbe stato più come una volta. Questo, guardi, noi l'abbiamo fatto noi donne, ma l'abbiamo fatto tutti. Nel marzo del 2020, e colgo questa come l'occasione per costruire, siamo noi a chiedere a voi istituzioni, a voi associazioni di categoria, di cambiare, di non continuare a perseguire la stessa strada. Riaprire per mai chiudere. Investire nei luoghi dove si impara a vivere diversi, dove si insegna un modo di rapporti diversi. Questi luoghi sono le scuole, questi luoghi sono le palestre, questi luoghi sono i teatri, dove i bambini, i ragazzi e gli adulti possono imparare a vivere diversamente. Questi luoghi non sono i supermercati. Siate per piacere presenti e non assenti quando noi donne, mamme lavoratrici, esprimiamo un disagio. Sabato, nella manifestazione che c'è stata a Rimini, per il contro, in cui si protestava per la chiusura dalla notte al giorno dopo delle scuole, non abbiamo sentito la vostra presenza, il vostro supporto, non c'eravate. E la chiusura delle scuole è tutta sulle spalle di noi donne, di noi madri, di noi lavoratrici e di noi insegnanti. Non vogliamo pensare che ci state lasciando soli, questo non lo vogliamo pensare. Permetteteci di educarci a convivere non a suon di decreti, non a suon di ordinanze e di sanzioni, ma dove l'educazione sociale da sempre, da secoli, si costruisce. Nel 2024 Rimini si candida come città della cultura. È un onore solo essere candidati o solo pensare di essere candidati. Ma per piacere, che questa candidatura non sia solo costruire magnifici luoghi dove però non possiamo andare, ma che sia anche una vera candidatura a una politica culturale che ci permetta di sperare in un cambiamento e ad un vivere diverso. Io concludo, mi spiace, ho sentito tante belle parole e tanti bei ringraziamenti, ma non potevo far finta di niente, perché quest'anno per noi donne su tutti i lati è stato non duro, è stato durissima. Io oggi sono dentro una scuola che è chiusa, io non potevo stare a casa, sapete perché? Perché a casa ho un figlio che dal 2019, 110 giorni, è davanti a un video. Non si può stare zitti su queste cose, non è più accettabile. Dovete avere il coraggio di cambiare, di proporre delle cose nuove. Nessuno nega niente, sia ben chiaro, però non è questo il modo per uscirne. Questo lo sappiamo, perché dopo un anno non si può perseguire lo stesso metodo. Se io insegno a un bambino in un modo e lui non apprende, io cambio. Dovete farlo anche voi. Concludo ringraziando tutti i colleghi e le colleghe
che hanno permesso di riaprire un anno fa e speriamo di riuscire di nuovo. Grazie. Mi dispiace che lei abbia trovato questo momento di, come dire, riconoscimento delle nostre, dei nostri talenti come un momento per fare, per esprimere una sua idea che è un'idea politica. Io non devo dire che ci sono momenti per fare politica, ci sono ambiti giusti dove esprimere queste, tutte le parole che lei ha espresso. Io le rispetto, le ho rispettate, le ho dato volentieri la parola. Io non l'ho mai interrotta, guardi, non l'ho mai interrotta e chiedo la cortesia, l'educazione di non interrompermi. Penso che il rispetto dell'altro venga prima di tutto. Assolutamente. Prima, ecco, non è un dibattito, quindi le chiedo, lei adesso ha concluso, continueremo ad andare avanti in questi premi, questa premiazione. Non voglio fare finta che lei non abbia detto quello che lei ha detto, la solitudine che ha espresso, il disagio che ha espresso, chiaramente mi toccano profondamente perché io non sono avulsa da questa realtà, anche io ho due figli in questo momento che sono davanti a due monitor in una casa fra l'altro molto piccola e quindi le difficoltà non è che non le conosco, le sento e le vivo e nonostante tutto con la tenacia e la forza che ci contraddistingo io davvero ringrazio, ho avuto per fortuna tanti esempi di donne combattenti, di donne resistenti, di donne resilienti che persino davanti alle bombe e a quello che ha provocato più danni, che è stata la seconda guerra mondiale in questa città, che è valore, che è premiata con la medaglia d'oro al valore civile, civile, non militare, civile, vuol dire una scelta, una resistenza di noi cittadini, che anche se questo virus sta togliendo tanto e il suo disagio è emerso dalle sue parole, io penso che non debba toglierci la voglia, uno, di cercare di essere resilienti con la forza di essere uniti in questa battaglia, non criticando gli altri, dicendo lui mi ha lasciato solo, lui mi è stato vicino, questo non va bene, questo va male, perché la critica va bene, ma deve essere una critica che ha delle soluzioni. Noi non abbiamo soluzioni tranne quelle di cercare di evitare i contagi in questo momento. Tanti bambini si stanno malando in questo momento, tante persone stanno riempiendo il nostro ospedale infermi. I contagi aumentano non soltanto per le persone che lo stanno vivendo a casa, quindi vivere una malattia a casa e sentirsi soli e isolati. E chi sta facendo una quarantena o chi l'ha fatta sa cosa vuol dire stare chiusi in una stanza. Certo è niente di paragonabile a stare chiusi in un ospedale con un casco sulla testa. Quindi ognuno deve avere rispetto nel ruolo che ha, nelle competenze che ha, di cercare di andare avanti in questa situazione con la tenacia che ci contraddistingue come donne, con una forza che dobbiamo cercare soprattutto inizialmente dentro di noi, perché da fuori alcune risposte non possono arrivare, tranne quelle di cercare di tutelare la salute pubblica, che in questo momento diventa la priorità assoluta di tutti noi. Quindi in questo io faccio veramente un richiamo al senso di responsabilità. Non potevo non aggiungere niente, anche se non avrei voluto parlare di questo in questa giornata, per rispetto alle donne che sono qui. Lei ha purtroppo, in maniera posso anche dire invadente, tolto, preso la parola in questo modo e con queste parole, non gliel'ho tolta assolutamente, ma penso che vada veramente portata all'attenzione e penso che ognuna di noi collegata oggi questo lo possa vivere sulla propria pelle, il rispetto concreto per la salute di tutti noi, soprattutto delle tante persone che stanno male, delle tante persone che non ci sono più. Sono morte più di 90.000 persone in Italia, è come se più della metà della nostra città non ci fosse più in questo momento. Quindi iniziamo a dare dei nomi alle persone che non ci sono, iniziamo a pensare quali sono le priorità della nostra vita. A me dispiace per i nostri ragazzi, i miei sono fra l'altro adolescenti, tenerli in casa
non è facile, ma quello che è facile non è importante. È importante avere, riuscire a reagire, a resistere e avere domani la forza e la determinazione che ci hanno sempre contraddistinte. Questo farà la differenza, la nostra volontà e la nostra voglia di tornare alle nostre vite, perché nessuno deve dimenticarsi che questo finirà e noi ci dovremo trovare pronte con le nostre capacità e con la nostra forza e determinazione. Lascio la parola adesso a Confcommercio Imprese per l'Italia per la premiazione di Valentina Matteo. Grazie. Buongiorno a tutti. Io vorrei ringraziare il Comune di Rimini, per aver istituito questo premio. Vorrei ringraziare soprattutto Valentina perché ha preferito il nostro territorio, proprio il Comune di Rimini, piuttosto che l'estero. Adesso passo alle motivazioni. Valentina Matteo ha ideato e aperto il MIE, il primo concept place stabile nel centro storico riminese. Valentina aveva un sogno nel cassetto da anni, quello di creare un ambiente che raccogliesse creatività e idee, che le desse la possibilità di fare quello che più le piace fare, creare eventi e scriverli. Aveva quindi due possibilità, sperimentare questo progetto all'estero o provare a portarlo avanti qui, nella propria città. Così ecco Mier, una realtà polifunzionale internamente e interamente realizzata a mano e cuori scalzi. Si sviluppa all'interno di una meravigliosa corte, quella di Palazzo Ferrari, oggi più conosciuta come Palazzo Carli, ed è proprio questa corte che ha contribuito al nome, non Concept Store, ma Concept Place. Il progetto include due aree, co-working, una sala destinata a corsi, laboratori e piccole riunioni, un bistrò e un ambiente creato proprio per la promozione e la vendita di opere, quasi sempre inedite, realizzati da designer e artisti regionali. Il bistrò, ricercato e accogliente, dà valore a voci ai produttori e alle aziende della nostra regione. Una sfida divertente, impegnativa, che cattura l'anima e che resiste anche in tempi di pandemia, grazie alla resilienza dimostrata da Valentina e dal suo staff. Grazie mille, lascio la parola a Valentina Matteo, prego. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per avermi premiata oggi, faccio tanti auguri a tutte le donne che sono qui presenti. E volevo, se posso fare qualche ringraziamento, lo volevo fare prima di tutto alle mie figlie, anch'io ho due bimbe piccoline che mi danno una gran forza ogni giorno, perché sicuramente questo è un periodo estremamente difficile. Io ho avuto la buonissima idea di inventarmi imprenditrice proprio verso la fine del 2019, quindi diciamo che sono partita in piena pandemia più o meno. Ma questo non significa che non si debba andare avanti, anche perché appunto tra le persone che volevo ringraziare c'è anche mia madre, che se mi ha insegnato una cosa nella vita è proprio quella che non bisogna mai arrendersi e che noi donne abbiamo una forza speciale, che è appunto la resilienza, che ci permette di andare oltre, di resistere e di farci anche valere. E ringrazio anche mio marito, il discorso che è stato appena fatto era quello che avrei avuto la possibilità di aprire l'attività eventualmente all'estero, perché mio marito non è italiano, ma io ho preferito rimanere insomma, nella mia città e quindi mantenere le mie radici proprio qua a Rimini. E niente, spero che quando finirà tutto questo ci rivedremo magari proprio qui al Mier, ci conosceremo di persona per un caffè, per un aperitivo, per un pranzo, un brunch e niente, grazie a tutti. Grazie davvero Valentina, grazie, complimenti per tutto quello che fate, perché i luoghi sono poi i luoghi dell'anima e ci aiuteranno sicuramente a farci sentire meglio quando si potrà tornare ad occuparli e a viverli. Quindi grazie, perché prima è passato anche il premio riconoscimento a Paola Batani del Grand Hotel di Rimini. E ringrazio tutte voi per essere state qui, ringrazio la vostra caparbietà, la vostra tenacia, la vostra resilienza,
tutto quello che ci permetterà di guardare al futuro con occhi fiduciosi, in un futuro che ci aspetta e attende soprattutto le donne in questa ulteriore prova. Io vi ringrazio perché abbiamo spaziato, i nostri riconoscimenti sono frutto, a volte quando li guardo, no, non è il primo anno che partecipo a questo momento di premiazione, e penso che abbiamo spaziato dalla casa farmaceutica al benessere, no, del nostro corpo e il rispetto alla terra, per quello che ci ha raccontato prima la rappresentante dell'Anna Maria Sirelli della società agricola, quindi un ritorno alla terra, un rispetto della natura, un rispetto dell'ambiente, quello che è stato l'insegnamento, prendersi cura dei nostri bambini, e prendersi cura dell'attenzione, l'attenzione alla musica. Io fra l'altro il metodo Suzuki è un metodo che conoscevo perché quando avevo i bambini piccoli è un metodo che ho frequentato per un po', e quindi davvero ringrazio tutte le persone che questa mattina, dalla comunicazione, la gestione degli eventi, tutto quello che fanno davvero grande una comunità, voi lo rappresentate e ne siete un esempio concreto e vero. Quindi grazie davvero di cuore, buon 8 marzo a tutti voi. Lascio la parola a Roberta per la consegna dei premi Pro in cartacei. Allora, intanto faccio anch'io tutti quanti i complimenti e gli auguri a tutte le donne, perché appunto è importante comunque essersi trovati, seppure con questa modalità, in questa giornata. Però noi non vogliamo comunque lasciar passare questa cosa solo così, e ci impegniamo appunto a consegnarvi in presenza gli attestati materialmente, perché oggi purtroppo li abbiamo solo potuti trasmettere, e quindi non appena ci saranno le condizioni e potremo tornare a rivederci in presenza, organizzeremo una piccola cerimonia sempre qui in sala giunta o in un altro spazio adeguato, e vi consegneremo materialmente gli attestati.